Buonasera a tutti. Questa sera mi do un breve flash informativo relativo ad un'ordinanza della Cassazione Sezione Lavoro relativa alla condanna di una scuola religiosa a pagare danni all'insegnante discriminata per orientamento sessuale. I giudici confermano il riconoscimento del danno morale per una somma pari a 30.000 euro in favore di un insegnante, a cui non è stato rinnovato il contratto da un istituto religioso a causa del suo presunto orientamento sessuale. Il danno spetta perché la discriminazione getta discredito sulla persona lesa e la umilia. Il risarcimento viene altresì riconosciuto anche ad un noto sindacato e ad un'associazione che in giudizio hanno affermato la loro contrarietà a simili condotte discriminatorie in ambito lavorativo. La vicenda processuale quindi vede coinvolti tre soggetti, la lavoratrice, la CGIL e un'associazione che agiscono in giudizio per contestare la condotta discriminatoria. La parte soccombente, ovvero l'istituto religioso, nel ricorrere in Cassazione, propone una serie di motivi di doglianza che non vengono accolti in toto da parte dei giudici di Palazzo Cavour che li rigettano globalmente. Questo perché, in ragione della gravità della discriminazione e del discredito connesso alle dichiarazioni diffamatorie, si ritiene di liquidare appunto a titolo di danno non patrimoniale la somma di 30.000 euro con un percorso che vede che l'atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è umiliante per il destinatario e che quindi sorregge adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa, idoneo a precludere l'annullamento della sentenza impugnata, come richiesto appunto dal ricorrente istituto. Vi ho legato nelle slide che troverete a vostra disposizione l'articolo da cui ho tratto questo brevissimo commento, nonché la sentenza per esteso. Perché ho scelto questa sentenza, anzi questa ordinanza? Perché cade in un momento storico particolare in cui da un lato abbiamo avuto la recente approvazione della legge sulla parità salariale e dall'altro invece la mancata approvazione del disegno di legge Zan. Questo per oggi è tutto, io vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona lettura.